Dopo la tregua invernale, nella primavera del 16 si svolge un'azione dimostrativa che prende impropriamente il nome di Quinta Battaglia dell'Isonzo. Ingaggiata contro le teste di ponte di Tolmino e Gorizia per appoggiare l'offensiva alleata in Francia dopo Verdun, questa battaglia non modifica sostanzialmente la situazione, nonostante alcuni avanzamenti italiani sul Carso. Il fronte dell'Isonzo è praticamente irrigidito da tutte e due le parti. I trinceramenti e le file dei reticolati si allungano come due giganteschi bruchi irti di aculei. In mezzo, la terra di nessuno. Una fascia di larghezza variabile da 150 a 200 a solo 30-40 passi. Intanto, su tutto il fronte trentino, si lavora per consolidare le posizioni. Vengono anche installate delle teleferiche, tanto rudimentali quanto ardite. Le teleferiche servono non solo per trasportare in vetta armi, materiali e cibo, ma anche per evacuare migliaia di congelati e di feriti e le salme dei caduti, vittime di azioni di guerra o delle numerose valanghe e slavine. Presa al limite delle possibilità umane è il traino sull'adamello del pezzo da 149. Pesa più di 80 quintali. Smontato e caricato su tre slitte, il grosso calibro viene trascinato a mano sulle ripide distese di neve e ghiaccio. La fatica è immane. Una vera sfida alla montagna. Finalmente, dopo due mesi e mezzo di Via Crucis, il 149 conquista la vetta di Passo Venerocolo a 3150 metri di quota. Nel gruppo dell'Adamello, dal 19 aprile al 10 maggio, dotati di maggiori forze e mezzi, diamo l'attacco alla linea Crozzon di Folgorida, Crozzon di Lares, Passo di Cavento. Con ardite manovre aggiranti, riusciamo ad impadronirci delle varie vette. Ma al centro dello schieramento, la resistenza degli austriaci arroccati su posizioni quasi inespugnabili è fortissima. Alcuna possibilità di successo. Nonostante questo, ci mandano ripetutamente all'assalto in pazzeschi arrembaggi frontali, completamente allo scoperto. Cadiamo come mosche. Ancora un inutile massacro. La
La situazione viene sbloccata il 10 maggio. Con un'azione a sorpresa, un gruppo scelto di alpini si porta alle spalle delle postazioni nemiche e costringe gli irriducibili difensori ad abbandonare le proprie fortificazioni. Possiamo così discendere in Conca Mandrone ed in Val Genova. I prigionieri austriaci catturati al passo di Lares vengono condotti nel luogo di raduno e infine avviati verso la Val d'Avio. Nella primavera del 1916, il capo di Stato Maggiore austriaco Konrad, per punire l'ex alleata Italia e obbligarla ad una pace separata, decide di scatenare sul fronte trentino una potente offensiva chiamata Strafexpedition, spedizione punitiva. L'obiettivo ambiziosissimo dell'attacco austriaco è sfondare le nostre linee per poi dilagare nella pianura veneta e prendere alle spalle le nostre armate sull'Isonzo. In febbraio e marzo Konrad concentra nel Trentino 14 divisioni. Ma la neve e il gelo lo costringono a ritardare l'azione fino al 15 maggio. Cadorna minimizza, poi all'ultimo momento corre ai ripari. Sostituisce il generale Brusati con Pecori Giraldi, benché sia giudicato una nullità, e porta a 124 i 50 battaglioni schierati su questo fronte. Gli austriaci iniziano il loro attacco furioso, travolgendo subito numerose posizioni italiane lungo la linea. Mori, Terragnolo, Costa d'Agra, Laste Basse, Costa Alta, Cima Vezzena, Cima Mandriolo, Rossegno. In Val Sugana le truppe nemiche arrivano fino a Strigno. Tra il 19 maggio e il 2 giugno l'offensiva investe soprattutto il settore centrale. Barcato il passo Mandriolo, gli uomini di Konrad occupano Cima Portule, aprendosi la via per Asiago. Si infiltrano in profondità nella Val d'Astico. Le ondate degli assalitori si riversano sull'altopiano dei Sette Comuni. Finiscono in mano austriaca anche Monte Maio e Monte Cimone. Arsiero, senza più difese, cade il 27 maggio. Il 28 maggio viene presa Asiago. Una marcia trionfale. Gli italiani devono ritirarsi sino alla linea marginale dell'altopiano. Conizugna, Passo Buole, Pasubio, Monte Novegno, Rocchette, Monte Cengio, Monte Le Merle, Buso, Monte Fior, Monte Grappa. Su questa linea la nostra resistenza si fa durissima e riesce a fermare gli austriaci in diversi punti. Cadorna, che in pochi giorni è riuscito ad inviare sul posto la quinta armata di riserva, non ha pietà per nessuno ed instaura il clima del terrore. Chi cede viene fucilato.
Da parte sua, Conrad commette l'errore di non insistere in Baldastico e così arrivare a Schio e Tiene. Va per cime invece che nei fondovalle e perde anche l'occasione di effettuare una decisiva manovra avvolgente lungo il corso del Brenta, da Strigno fino a Bassano. Una grossa mano ci viene dai russi. Il 3 giugno le armate di Brusilov scatenano una forte offensiva in Galizia. Conrad deve dirottare una parte delle sue truppe su quel fronte. La pressione in Trentino diminuisce drasticamente. Infine, il 16 giugno, il comandante austriaco ordina la cessazione degli attacchi e il passaggio alla difensiva. Arsiero e Asiago vengono abbandonate. La spedizione punitiva si conclude fallendo il suo obiettivo. Le battaglie sui monti del Trentino nella Straf Expedition ci costano 15.453 morti, 76.642 feriti, 55.635 dispersi, in massima parte prigionieri. Oltre 140.000 uomini messi fuori combattimento in poco più di 2 mesi, a fronte di 80.000 austriaci. I nostri avversari, nonostante il fallimento della Straf Expedition, si sono saldamente stabiliti su una linea più arretrata, che passa per Monte Ortigara, Monte Zebio, Monte Moshag, Valdassa da Roana a Pedescala, Monte Cimone, Passo della Borcola, Pasubbio, Zugna Torta. L'altopiano dei 7 comuni resta un grande campo di battaglia. Nello sforzo di riconquistare almeno una parte del terreno perduto e di difendere le posizioni acquisite, teniamo sanguinosamente impegnati 2 corpi d'armata austriaci. Sull'Ortigara, gli alpini danno un'ennesima prova di grande valore e sacrificio in uno scontro glorioso, anche se poco fortunato. Le operazioni e i combattimenti per il possesso della quota strategica del Monte Cimone, sopra Arsiero, costituiscono per entrambi i contendenti un altro luminoso esempio di eroismo. Alla fine, la cima del monte, occupata dai nostri, viene minata dagli austriaci, che come noi hanno scavato delle gallerie segrete e quindi fatta saltare in aria. Si forma un cratere largo 50 metri e profondo 25. Sotto le macerie restano sepolti 1 migliaio di alpini. Cesare Battisti, attivissimo uomo politico di ideali mazziniani e socialisti, eletto deputato di Trento al Parlamento di Vienna e successivamente alla Dieta di Innsbruck, denuncia le ingiustizie e i soprusi dell'amministrazione tirolese ai danni del Trentino. L'autonomia della sua terra diventa per lui questione di vita o di morte. All'entrata in guerra dell'Italia è arruolato nel plotone volontari alpini. Giudicato dal Tribunale Provinciale di Innsbruck colpevole di renitenza alla leva e di alto tradimento, viene condannato in contumacia e subisce il sequestro dei beni. Il 10 luglio 1916, in un fallito colpo di mano notturno al Monte Corno di Vallarsa, viene catturato insieme con il sottotenente Fabio Filzi. Trasportati a Trento su una carretta, come 2 malfattori, fra insulti d'ogni genere, sono processati da una corte marziale e condannati alla morte per capestro.
Il 12 luglio, privati per oltraggio della divisa militare, vengono condotti nel cortile del Castello del Buon Consiglio. Al sacerdote, Battisti dice con semplicità: «Sono contento e sereno. A 42 anni ho vissuto e ottenuto abbastanza per dire che la mia vita è stata spesa bene». Prima di essere strozzato, grida: «Viva Trento italiana! Viva l'Italia!». Gli aiutanti del boia gli si appendono alle spalle perché la corda possa meglio stringersi. Subito dopo, anche Fabio Filzi affronta con fermezza la morte, in quello stesso castello dove poche settimane prima è stato fucilato un altro giovane irredento, Damiano Chiesa. Dolomiti. Sui passi di Tre Croci, alla Forcella Bovis e sulle Tofane, gli alpini della Quarta Armata tengono saldamente le posizioni, continuamente bersagliati dal fuoco imprevedibile dei cecchini. Una di queste pallottole colpisce in fronte ed abbatte il generale Cantore, eroe borghese con gli occhiali a stanghetta e l'impermeabile, medaglia d'oro, un mito tra gli alpini. Per il nemico, la strada delle Dolomiti è vitale per i suoi rifornimenti. Dobbiamo quindi respingerlo di roccia in roccia, con una guerriglia da camosci, affidandoci al coraggio, alla fantasia, alla sorpresa. Un esempio emblematico di questa audacia combattiva è il famoso attacco da Cima 11 e da Croda Rossa, che porta alla conquista del Passo della Sentinella. Cadorna sa di essere sotto speciale osservazione e a rischio di perdere il comando. Cerca disperatamente una vittoria, meglio se clamorosa, la conquista di Gorizia. Il 20 luglio inizia il trasferimento delle truppe. Proprio in questi giorni, sul fronte dell'Isonzo, appaiono le prime automobili blindate. All'alba del 6 agosto parte il tiro delle artiglierie, questa volta efficacissimo, nel settore Sabotino-Podgora. Si uniscono al coro le batterie del Carso, il solito inferno di fuoco che precede ogni assalto. Gli austriaci difendono la città dalle forti posizioni dei monti circostanti, Sabotino, Podgora, Montesanto, San Gabriele, San Daniele, San Michele, troppi santi. La resistenza austriaca, stroncata in alcuni settori, in altri è disperata, tenacissima. Il duca d'Aosta
decide di estendere l'attacco al San Michele. Lo facciamo nostro lo stesso 6 agosto. Allucinante trofeo, sconvolto, consumato pietra su pietra, il tragico monte dalle 4 gobbe ha preso l'aspetto di un fantastico scenario surreale. Gli austriaci sperimentano su di noi i gas asfissianti, la nuova terrificante arma, vera opera demoniaca. Quota 240 del Podgora, faccia a faccia col nemico, a pochi metri di distanza, dietro improvvisate trincee di sacchetti insufficienti a fermare le grandinate dei proiettili. Ora tocca a noi del 12° fanteria combattere e morire. L'attacco italiano ha il momento culminante nella conquista del Sabotino, un monte fortezza munitissimo, ritenuto inespugnabile. In questa azione si distingue il colonnello Pietro Badoglio, uomo con molti santi in paradiso, che per l'occasione viene promosso generale per meriti di guerra. Da una trincea sulla riva destra, ufficiali degli eserciti alleati e corrispondenti di guerra, tra cui Luigi Barzini, redattore viaggiante del Corriere della Sera, e lo scrittore Ugo Oietti, volontario al fronte, seguono l'azione dei bersaglieri ciclisti che nel pomeriggio dell'8 agosto tentano di oltrepassare il greto dell'Isonzo e di entrare di slancio in Gorizia. Sull'altra riva del fiume, nascoste tra i cespugli, le retroguardie nemiche hanno improvvisamente sospeso il fuoco delle mitragliatrici. Intorno si è fatto un gran brutto silenzio. L'unica apparenza di vita è il leggero mormorio dell'acqua lì a pochi passi. Si avanza di qualche metro. Una sosta, poi di corsa cerchiamo di superare il maledetto tratto scoperto. Ma le mitraglie nemiche non perdonano. Ancora una volta domina il loro canto di morte. La nostra morte. In diretta, sotto gli occhi delle cineprese, della stampa, dei mandanti. Tutti a distanza di sicurezza proporzionale. I più responsabili neppure li vedi, tanto si tengono defilati. Funziona così. Sul ponte di Lucinico, l'unico rimasto in piedi davanti a Gorizia, il transito è reso difficile dal tiro delle artiglierie nemiche piazzate sulle colline.
Nella giornata del 9 agosto, mentre gli austriaci si ritirano sulle alture a est della città e sul Carso, i battaglioni delle brigate Casale e Pavia sono tra i primi ad entrare in Gorizia. Fra questi uomini c'è il sottotenente Aurelio Baruzzi, che agendo di testa sua ottiene la resa di 200 prigionieri austriaci, irrompendo con pochi soldati al sottopasso della ferrovia. I nostri trovano una città dilaniata dai colpi. Quartieri che si reggono appena su brandelli di muro. Soldati che vagano qua e là tra le macerie. La resistenza durissima degli austriaci sulle alture, la stanchezza delle truppe, l'afa estiva, la scarsità d'acqua e le difficoltà di avanzare senza un'adeguata protezione di artiglieria consigliano il comando supremo di accontentarsi di Gorizia e di sospendere l'offensiva. È il 16 agosto 1916. La breve ma violentissima battaglia ci costa 21.630 morti e 52.940 feriti. Gli austriaci dichiarano a loro volta di aver avuto 4.330 morti, 18.076 feriti, 47.817 tra prigionieri e dispersi. Il Duca d'Aosta passa in rassegna i resti della Terza Armata, quella che più si è distinta in questa battaglia. Il valoroso comandante punta la medaglia sul petto di Aurelio Baruzzi, ringraziando in lui tutti i superstiti e i caduti. La presa di Gorizia, uno degli altari della patria, insieme a Trento e Trieste, viene salutata con grande entusiasmo e ristabilisce la fiducia dei politici e dell'opinione pubblica verso Cadorna. Ringalluzziti, il 27 agosto, dichiariamo guerra anche alla Germania. Contro la nuova linea occupata dagli austriaci, che dal Monte Santo e dal San Gabriele passa per il Monte Faiti e scende fino all'Ermada, Cadorna in autunno sferra la settima, l'ottava e la nona battaglia dell'Isonzo. Tre attacchi definiti spallate per la loro grande violenza e la breve durata, con risultati scarsissimi e perdite catastrofiche. La settima battaglia, frettolosamente preparata, ha per prologo un poderoso tiro di artiglieria. Dopo l'infernale fuoco dei cannoni, segue l'assalto della fanteria, circa 100.000 uomini. Avanziamo sciami fittissimi, spalla a spalla, incalzati dagli ufficiali e dalle ondate successive di soldati. Per gli austriaci
Non c'è che da caricare e sparare a casaccio. Qualunque sia la traiettoria, è certo che ogni proiettile arriva a segno. Tutto diventa un cimitero. Montesanto, Sabotino, Doberdò, Ermada. Paesaggi del Carso, desolati, irreali. Chi ha l'Ermada ha Trieste. Lo sanno gli austriaci, lo sappiamo noi. Le nostre due linee quasi si toccano, distanti appena una quarantina di metri. Quanto sangue dobbiamo ancora versare per fecondare queste pietraie senza vita? ottobre. L'ottava battaglia non sfugge alla regola. Attacchiamo in ranghi ancora più serrati e siamo respinti su tutta la linea. Ogni tanto un battaglione si ammutina, lo ritirano dal fronte e fucilano un tot di soldati. Il terrore ci convince. Ora siamo pronti a conquistare la meta attraversando l'inferno. Gli austriaci sono allo stremo, ma Cadorna non conclude l'opera e dà loro il tempo di rinforzare gli effettivi, portandoli a 149 battaglioni. Un'altra spallata senza senso. Alla prossima strage. Puntuale, la nona battaglia. 3 giorni di scannatoio. Tutte le armi sono buone. Pugni nudi e mani ad artiglio per strozzare, baionette per sventrare, fucili automatici, bombe a mano, mazze ferrate irte di punte o a testa piombata, bombe lacrimogene, gas, lanciafiamme. I feriti crepano senza soccorso, invocano di essere finiti. Tutti gli orrori dei tempi più cupi dell'umanità impallidiscono di fronte a questo atroce macello. Le battaglie per Trieste si concludono il triste giorno del 4 novembre. Abbiamo guadagnato alcuni chilometri quadrati di pietraia carsica. Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria e re d'Ungheria dal 1848. Nel suo lunghissimo regno di 68 anni vede l'unificazione della nemica e combattuta Italia e dell'impero tedesco. Il simbolo supremo che ha tenuto unito l'impero austro-ungarico, composto da 9 nazionalità, muore il 21 novembre 1916. Muore tutta un'epoca. Succede il 29enne pronipote, l'arciduca Carlo I, che avvia subito contorte trattative per una pace separata, respinte dal nostro ministro degli esteri Sonnino. Convoca il Parlamento chiuso da quasi 3 anni e si trova immediatamente di fronte alle violente pretese di autonomia delle varie nazionalità.
Pasubio, insieme con Montemaggio, Passo della Borcola e Montemaio, domina un valico di estrema importanza per un'offensiva verso la pianura veneta. Per questo, entrambe le parti in lotta se lo contendono aspramente. Gli alpini sono in possesso della vetta principale, insieme con uno sperone roccioso chiamato il Dente. Lo fronteggia un altro dente, il Panettone, tenuto dagli intrepidi Kaiserjäger austriaci. Due scoscese fortezze naturali divise da una sella, ideali per attacchi in grande stile. L'inverno del 16-17 è il più rigido di tutta la guerra. La neve rende impraticabili strade, sentieri, piste. La nebbia non dirada mai. L'esistenza dei combattenti è legata al filo delle teleferiche, ma soprattutto alla fatica immane dei portatori. Intere colonne vengono travolte negli abissi da valanghe e slavine o scompaiono per sempre nel deserto bianco. Ma la lotta non conosce soste. Attraverso gallerie scavate nella neve si penetra di sorpresa nelle posizioni nemiche, si combatte con pale e pugnali. Sotto il Pasubio ferve una lotta titanica. Si perforano pozzi e gallerie infinite per mine e contromine. Si provocano valanghe artificiali per travolgere gli spalatori, ma anche per sconvolgere sentieri e strade e interrompere i rifornimenti. Alpini e Kaiserjäger si fronteggiano per 2 anni, collezionando successi e sconfitte alterne. Alla fine, gli austriaci, con una carica di 600 quintali di esplosivo, faranno saltare per aria il dente occupato dagli italiani, seppellendoli tutti.
Il 1917 è un anno di stanchezza e di crisi per tutti i paesi belligeranti. Gli alleati in aprile falliscono una grande offensiva contro i tedeschi con gravissime perdite. La Romania è sbaragliata. Il 6 aprile gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania. La Russia, fin da febbraio, è alle prese con la rivoluzione. Intransigente ed estremista, Lenin si mette a capo del primo governo bolscevico ed organizza il passaggio di tutto il potere ai soviet degli operai, dei contadini e dei soldati. Nel dicembre, la neoproclamata Repubblica Sovietica e la Germania concludono l'armistizio di Brest-Litovsk, che mutila la Russia di parecchi territori. Adesso la terribile macchina da guerra tedesca potrà scaricare tutta la sua micidiale potenza esclusivamente contro il fronte francese. In tutti i paesi agricoli dell'Europa orientale e dei Balcani, l'esempio russo prepara il terreno alla rivoluzione contadina e mina profondamente la volontà e la capacità di continuare la guerra. Anche in Italia scoppiano scioperi, proteste, tumulti. Le donne rivolgono a casa i loro uomini. Ci sono grandi contrasti e scontentezze nella truppa e fra i capi militari. Cadorna preme per la fucilazione di chi cede o diserta e destituisce a raffica 983 alti ufficiali, tra cui ben 217 generali. Con Cadorna uccidono più le grane che le granate. Gran Bretagna e Francia, in cambio di cannoni e munizioni, ci chiedono di ingaggiare una decima offensiva, sperando che serva ad alleggerire la pressione tedesca sul fronte occidentale. Cadorna, deciso più che mai a farla finita, realizza uno spiegamento di forze mai visto fino a questo momento. Dobbiamo conquistare i bastioni montuosi tra Plava e Gorizia, che minacciano dall'alto le nostre truppe attestate al di là del fiume. L'uscita dalle trincee è ormai uno shock per tutti. Il generale Capello fa sparare contro chi rifiuta di muoversi. Dentro o fuori della trincea ci vogliono fare secchi. Strappiamo agli austriaci il Monte Cook e il Vodice, ma non servono a niente senza il Monte Santo e il San Gabriele. Sul Carso guadagniamo poche centinaia di metri. Siamo sfiniti. Il 26 Cadorna ferma l'offensiva.
Cadorna, l'incontrastato signore della guerra, vuole chiudere una pericolosa breccia nel nostro schieramento sul fronte trentino. Scatta la segreta, si fa per dire, Operazione K, passata alla storia come la strage dell'Ortigara. Gli austriaci ci sfottono piantando ovunque cartelli con scritte della serie «Quando farete l'operazione K?» Uno spasso. Non per noi, sparpagliati su un fronte di 14 chilometri, invece che concentrati sui soli due del fortissimo schieramento nemico, Ortigara-Campigoletti. Assalti frontali e ripetizione contro posizioni imprendibili. È la sagra della mietitura. Alla fine ci incavoliamo di brutto e il 19 giugno conquistiamo la vetta dell'Ortigara. Resistiamo 6 giorni martellati dall'artiglieria pesante. Quando ci hanno rincoglioniti al punto giusto, la notte del 25, colonne speciali di Sturmtruppen, a sorpresa, ci piombano addosso. Tra 15 giorni in edicola, un nuovo appassionante capitolo dedicato alla rivoluzione russa. Violente manifestazioni di piazza portano nel marzo 1917 all'abdicazione dello zar. Lenin, preso il potere, inizia a trattare con i tedeschi la pace. Tutto questo tra 15 giorni in edicola in un nuovo avvincente appuntamento con La Grande Guerra.